Pace e bene, oggi, il 18 febbraio, ricordiamo il beato Angelico. Ascoltiamo la sua storia. Guido di Pietro nacque a Vicchio, nel Mugello, intorno al 1400. Insieme al fratello Benedetto entrò nel convento domenicano di Fiesole, divenendo fra Giovanni. Giovanissimo lavorò come apprendista pittore nella Firenze di Lorenzo Monaco e di Gherardo Starnina. La preghiera e lo studio affinarono la sua mano artistica. Dipinse immagini cariche di umanità e misticismo, e durante il suo lavoro il cuore era sempre rivolto al cielo. Si dice che non iniziava mai un lavoro senza aver prima pregato e che dipingeva in ginocchio. La pittura per lui era una preghiera, e le figure nate dal suo pennello rivelano ancora un perfetto connubio tra umanesimo e fede. Predicava attraverso l'arte. Una preziosa testimonianza della purezza del suo lavoro sono gli affreschi del convento di San Marco a Firenze, che parlano della passione e morte di Cristo. Quando lui dipingeva il Cristo in croce, si commuoveva sempre. Ebbe commissioni anche in Toscana. Divenne famoso per i suoi dipinti, tanto che venne chiamato anche in Vaticano. Si narra infatti che Papa Niccolò V non riuscì a trattenere le lacrime di fronte ai suoi affreschi commissionati per la cappella privata del Palazzo Apostolico. Il Vasari del Beato Angelico dice: «Se avesse voluto, avrebbe potuto vivere in modo molto agiato e diventare ricco grazie alla sua arte. Ma la sua umiltà e il suo spirito di servizio lo portarono anche a rifiutare la nomina a vescovo di Firenze. Morì il 18 febbraio del 1455 nel convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, dove sono conservate le sue reliquie, visitate annualmente da molti pellegrini. Si narra ancora che nel momento in cui esalò l'ultimo respiro, dagli occhi di tutti gli angeli dipinti da lui cadde una lacrima. Il 2 ottobre del 1982, con motu proprio, cioè per propria iniziativa, San Giovanni Paolo II lo dichiarò beato e 2 anni dopo patrono universale degli artisti. Il Beato Angelico è il patrono universale degli artisti e ci riporta alla memoria come questo strumento, l'arte, possa parlare di Dio e possa manifestare il suo volto a tutti noi. Preghiamo per gli artisti, preghiamo affinché possano essere ispirati e a tutte quelle persone che hanno un gran talento, in particolare la pittura, che lo mettano a servizio di Dio per poterci raccontare nella bellezza, proprio la bellezza del volto di Dio. E anche nella nostra vita cerchiamo di circondarci di arte, non della spazzatura che troviamo in giro, ma anche noi andiamo a vedere i musei, andiamo ad ascoltare dei concerti dove c'è arte, musica di qualità. Cerchiamo la qualità nell'arte, perché così piano piano inseriremo anche Dio nella nostra vita. E proprio per questo ci affidiamo al Beato Angelico e gli chiediamo: Beato Angelico, prega per noi.